Ciao a tutti, noi siamo Japan Suicide, band attiva da qualche anno, abbiamo pubblicato due album, il secondo con la Non Pleasure Records, un'etichetta francese, che si chiama We Die in Such a Place, il nostro disco. E ne abbiamo uno in uscita a breve, sempre con la Non Pleasure Records, intorno a gennaio 2018. E in questi anni siamo riusciti a suonare anche all'estero, insomma, abbiamo fatto qualche tournée in Portogallo, Germania, anche in Inghilterra e in Francia. E noi abbiamo scelto, ecco, di... E abbiamo preso ispirazione dall'epoca del post-punk inglese di fine anni 70 e cerchiamo un po' di aggiungerci qualcosa di nostro, ma comunque se qualcuno ci ascolta, insomma, le influenze sono abbastanza chiare, una certa sonorità post-punk, quindi ci piacciono un po', cioè Joy Division, Cure, Bauhaus e Six and the Banshees. E non so se te vuoi qualche curiosità. Vabbè, se volete presentatevi magari. Presento uno per uno i musicisti. Abbiamo Saverio Pagliella, che è la chitarra principale, addetto ai suoni, atmosfere. Leonardo Mori, tastiere synth. Poi c'è di nuova entrata Daniele Cruccolini alla batteria e Matteo bassista. Io Stefano voce e chitarra. E come prospettive per il futuro abbiamo questo disco in uscita e che, diciamo, dal punto di vista musicale è un po' un disco di transizione, perché abbiamo cercato un po' di sfumature diverse, anche un modo diverso di arrangiare i pezzi. Magari fino ad ora abbiamo sempre composto i pezzi mettendo ogni canzone, tutti gli elementi in ogni canzone. In questo disco invece abbiamo cercato una strada un po' più nuova per noi, quindi dosando un po' i vari elementi in ogni pezzo per non, diciamo, per non riempire troppo tutte le tracce. E quindi magari questo disco ancora non sappiamo bene, quindi i prossimi che scriveremo in quale direzione andremo, però insomma, ecco, ci siamo un po' spostati rispetto ai dischi precedenti e alle nostre sonorità, che comunque in parte rimangono, però ci sono cose nuove dal punto di vista artistico. Quindi c'è un rinnovamento, sì, cerchiamo un po' di, stilistico, un pochino, una piccola evoluzione. E invece per i concerti speriamo ovviamente di suonare ancora di più all'estero, che comunque ci siamo accorti, insomma, essere la situazione più ideale per noi, sia perché abbiamo scelto l'inglese come lingua, sia perché c'è un pubblico ovviamente più numeroso, nel senso che sono più paesi all'estero, quindi rispetto al pubblico italiano, e anche un po' perché effettivamente apprezzano un po' di più certe sonorità, appunto, che rimandano agli anni 80, fino agli anni 70 del post-punk inglese. Quindi c'è una ricerca vostra personale nel che è di genere, in più pure perché c'è una voglia di proporvi al di fuori del... Beh, diciamo, quello non ce lo siamo proposto come... Comunque, cioè, è una cosa che c'è nel naturale, nel senso che noi cerchiamo di suonare, non so... Vabbè. Più spesso e... cioè, dove è possibile, siccome all'estero è un po' più facile per i motivi che ho detto, insomma, cioè, ovviamente nel nostro immaginario c'è sì l'Inghilterra, quindi è un po' anche l'America, quindi cioè, il sogno ovviamente è di suonare ovunque, nel senso, se uno ovviamente cioè, pensa soltanto di suonare in Italia sarebbe un po' limitante, ma non tanto perché... Ecco, questo è il punto, questo qua, la vostra opinione sull'underground sottosuolo italiano, che pure voi dite qualcosa. No, ma musicalmente in realtà c'è sempre una ricchezza nell'underground, poi ci sono periodi in cui è più facile suonare, nel senso che ci sono più persone che hanno voglia di sentire i gruppi live, e periodi in cui c'è di meno questa voglia. Se dovessi dire, sì, magari le volte che abbiamo suonato in Italia forse abbiamo visto un po' meno ricezione, un po' meno entusiasmo, quello sì. Però nel senso, il maggiore entusiasmo l'abbiamo trovato in Germania. Solo lì penso sia una situazione particolare, perché ci sono veramente tante persone che sono molto appassionate dell'underground e hanno un trasporto per gruppi come noi, che non siamo famosi. Quindi, però ci trattano quasi come se fossimo famosi nel modo in cui si pongono. Quindi avete trovato anche di comprare CD, magliette, insomma, c'è cioè un
c'è una situazione particolare in certe parti all'estero che ci ha veramente sorpreso, e anche forse la cosa che ci spinge di più a continuare, perché comunque, come penso le persone un po' potranno immaginare, diciamo, la scena underground è una scena che ti permette di vivere con la musica. Quindi fino a che non si supera un certo livello è semplicemente una passione, e a volte diventa remunerativa, nel senso che ci permette comunque di andare a suonare in giro, quello sì, perché non ci mettiamo dei soldi per suonare in giro, siamo comunque... Questo purtroppo, diciamo che... Ma questo purtroppo... diciamo, è inevitabile, nel senso che la scelta artistica è comunque una scelta, cioè non è un lavoro, quindi sai che ce la fai con molta minore probabilità di se scegliessi qualsiasi altro lavoro. Quello è inevitabile, è stato sempre così, cioè oggi c'è troppa aspettativa, che hanno troppi gruppi, nel senso che non c'è ovviamente lo spazio per tutti, questa è una cosa inevitabile, non è un discorso di più cultura, meno cultura, spazi live, non spazi live. La scena underground è per definizione una scena che non ti permette di vivere, o superi una certa soglia e diventi famoso, oppure rimane la tua passione. Però questo non cambierà mai questa cosa, perché è inevitabile. Questo è un punto di vista, insomma, che... Sì, no, nel senso che mi sono accorto negli anni che molti gruppi si fanno sempre la domanda, ma non, questo non funziona in Italia, cioè non è il problema che funziona o non funziona, perché sono tanti gruppi che sono bravissimi, funzionano, hanno successo e vivono di quello. Però, certo, no, però il fatto che dicevi prima, dell'essere più apprezzati magari in vari contesti europei dove c'è un'apertura diversa, sì, e quindi no, questo è per fare pure un'autocritica nostra rispetto a aumentare gli spazi per la musica del sottosuolo originale, ecco. Però insomma il tuo ragionamento è... No, penso, vabbè, nel senso di... genere più o meno che suoniamo noi, anche se poi in realtà se ci ascoltassimo un po' di attenzione, poi non siamo molto fossilizzati nel genere in maniera così specifica, quindi se uno ci ascolta abbiamo le parti un po' più difficili magari al primo ascolto, abbiamo anche canzoni pop con melodie orecchiabili, quindi cerchiamo un po' di tenere tutte e due le strade, nel senso che ci piacciono tutte e due le strade, non ci piace fare un disco in cui c'è soltanto un tipo di suono, un tipo di canzone, un tipo di atmosfera, ci piace avere un disco che dia molti stimoli di vario tipo, quindi sia che ti dia una certa energia, un certo trasporto, ma anche una bellezza nell'ascolto, un piacere nell'ascoltare anche immediato, quindi ci piace insomma fare qualcosa di bello e complesso allo stesso tempo. E come nascono i brani? Come solitamente? Allora, inizialmente... Magari uno di voi, dai! Diciamo, il presento... Quindi... Fate voi, se volete, se no... Sì, vuoi dire qualcosa di... Nascono dalla mia idea, cioè dalla linea del basso, oppure dallo Stefano. Poi dopo, tutti insieme, aggiungiamo il resto. Arrangiamento. Sì, abbiamo insomma ormai abbastanza consolidato questo modo di comporre. Partiamo prevalentemente da un linea del basso, che poi ha poi una certa idea di come da una certa direzione già da subito. Io di solito se porto una canzone, più o meno avendola composta con chitarra e voce o pianoforte e voce, è abbastanza ovviamente già delineata. Invece partendo dal basso, poi lì bisogna costruire un po' di più. E dopodiché, una volta che abbiamo uno scheletro abbastanza preciso, che consiste in almeno la linea di basso e una linea melodica, vocale o di chitarra principale, poi con gli altri studio ci costruiamo insomma attorno a tutto il pezzo. Ho capito. Le prossime date che farete? Prossime date, allora abbiamo un piccolo tour al sud Italia a dicembre. E una data ancora in forse a ottobre o novembre, non mi ricordo, in Spagna. Aspettiamo notizie dal nostro manager. Vabbè, manager poi sembra una parola chissà, no, cioè agente. Ci vuole un agente che fa un sacco di domande, cioè, no? In realtà poi la maggior parte delle serate ce le troviamo noi, continueremo a farlo anche avendo un'agenzia di booking in futuro. Comunque è bene questo magari, ecco, se quelle cose tipo consigli ai giovani, ecco, datevi da fare, perché non vi vengono a cercare, nel senso ci sono migliaia di gruppi ogni giorno vogliono provare a suonare, quindi se non vi impegnate voi per primi nel cercare le serate,
nel pensare al CD, alla copertina, alle foto, qualsiasi cosa che possa migliorare insomma, la diffusione della vostra musica, se non lo fate da soli, in quest'epoca non lo farà nessuno per voi. Quindi questo noi continuiamo a farlo, anche se abbiamo un agente che non è, non so, non è, vabbè, bisogna sudarsela, come si dice, sì. Pure, no? E quindi, insomma, beh, un saluto, salutate come volete voi, insomma, con urlo, con... Ciao, grazie a tutti, ciao. Ascoltateci, noi abbiamo, beh, qualche video su YouTube, Facebook, quindi seguiteci. Abbiamo diversi, tutto il materiale, insomma, su Bandcamp, iTunes, Spotify, c'è tutto online, quindi se vi va, ascoltateci, già penso sai. Allora, stasera qui a Terni avete suonato per... Stasera a Terni Festival, live at Chaos, Under the Moon. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie.